possa cogere l'udure. Tenanzi da giù, tenanzi da giù, tenanzi da giù, sta la montagna, con la montagna, con la montagna, tenanzi da giù, sta la montagna. Fino a 50 anni fa, l'economia del nostro paese si basava prevalentemente sull'agricoltura. La coltivazione della vite, dell'ulivo e del grano impegnava la maggioranza della popolazione rionerese. Una minoranza, però significativa, si dedicava all'artigianato che produceva gli oggetti di uso comune e gli attrezzi da lavoro. Solo un'esigua parte della popolazione si dedicava al commercio. Le donne costituivano una massa amorfa, senza alcun ruolo da protagoniste e sempre subalterne alla figura maschile. Eppure, le donne affiancavano gli uomini in tutto il ciclo della produzione del vino, dell'olio, del grano, degli ortaggi. Queste risorse li gestiva poi personalmente nel ménage familiare per tutto l'anno. Colore del cristiano non ne tene, colore della serpe milinato, non sa uomo l'aria, non sa uomo l'aria, non sa uomo l'aria, non mantene, con un mantene, con un mantene, non sa uomo l'aria, non mantene. Nell'artigianato si distinguevano alcuni mestieri prettamente femminili. Il più diffuso era quello della sarta, che provvedeva a cucire e confezionare capi di abbigliamento per donne di tutte le età e per ogni esigenza. Aiutata dalle prime singer e necchi a manovella e a pedale, nonostante il filo si spezzasse spesso, la sarta realizzava biancheria intima, per arrivare a vestiti da cerimonia e abiti da sposa, per famiglie benestanti e persone del popolo. Nelle abitazioni delle sarte si creavano delle vere e proprie scuole di cucito, con la mastra al centro, e intorno un nugolo di apprendiste, soprannominate discepole. La mastra, con pochi strumenti, insegnava la tecnica del taglio a mano libera, l'imbastitura, la cucitura a macchina, le rifiniture. Le discepole imparavano il mestiere per le esigenze della propria famiglia. Invece le più brave diventavano a loro volta mastre con nuove scuole di cucito. In questi atelier ante litteram si confezionavano vestiti, tailleur, cappotti che nulla avevano da invidiare alle sartorie di alta moda per eleganza. Accanto a quello delle sarte, per importanza, c'era il mestiere di ricamatrice, che costituiva un'arte vera e propria per la creatività e la bellezza dei lavori. China sul telaio, usando ago e filo a mano libera, con tanta fantasia e maestria, ritagliava stoffe, disegnava figure, ornamenti floreali, scene di vita, putti e puttini, con vette di eccellenza artistiche impensabile per noi donne moderne. Venini nella mia.
I tessuti lavorati con il punto a croce, il filet, il punto piatto, il cordoncino, diventavano delle vere opere d'arte da incorniciare. Famiglie abbienti e meno abbienti preparavano il corredo delle proprie figlie fin da piccole. Figliolo ondola fasce, panno ondola cash. Queste abili artigiane ricamavano lenzuola, federe, tovagliati impreziositi da pizzi, merletti, chiacchierino, lavori a tombolo. Il numero dei capi portati in dote indicava lo status sociale delle ragazze da marito, tanto da essere messi in mostra a suocere, parenti e amici il giorno dell'esposizione dei panni. Un esempio di rara bellezza sono i ricami effettuati sui manti della Madonna del Carmelo e della Madonna dell'Addolorata, eseguiti da alcune abili ricamatrici di Rio Nero, che con un lavoro da certosino, durato anni, offrono una testimonianza religiosa e artistica ineguagliabile. Un altro mestiere caratteristico di quel periodo era quello delle impagliatrici di sedie. Materiali naturali come la paglia, le foglie dei canneti, i giunchi, i salici, le cannucce ancora verdi, erano lavorati da uomini e donne che costruivano sedie, cesti, canestri, panieri. Ad impagliare le sedute delle sedie erano adibite prevalentemente le donne. Si utilizzavano le foglie delle canne presenti nelle nostre campagne, bagnate nell'acqua per renderle morbide e malleabili. Erano intrecciate secondo uno schema ben preciso, in modo da formare quattro triangoli
perfettamente simmetrici tra loro. Il difetto era che l'impagliatura non durava a lungo, perché le foglie seccavano e la sedia si spagliava, per cui bisognava di nuovo impagliarle. E questo favoriva nuove commesse e nuovo lavoro per le impagliatrici. La modernità e lo sviluppo industriale hanno fatto estinguere questa attività, che invece si è evoluta egregiamente nei paesi asiatici, come India, Pakistan e Cina. Qui gli artigiani, utilizzando i loro materiali naturali, come liane, foglie di banano, midollino e altro, creano eleganti mobili, poltrone e accessori che arredano le nostre case e i nostri giardini. Un'altra attività importante era la lavorazione della lana delle pecore, presenti in abbondanza sul nostro territorio. Quasi in ogni casa si cardava la lana per l'imbottitura dei materassi e dei cuscini. Si filava e si tesseva con dei rudimentali telai. Successivamente si è sviluppato il mestiere di magliaia, quando si cominciarono ad usare le prime macchine per maglieria provenienti dagli Stati Uniti. Nel 1937 è sorto a Rio Negro il primo laboratorio che curava tutte le fasi della lavorazione della lana fino alla produzione, con macchinari più moderni e adeguati, di maglieria intima maschile e femminile. Oggi è rimasta una sola magliaia che con un lavoro di nicchia riesce a creare capi di abbigliamento esclusivi di notevole bellezza, con un sistema di lavoro ancora artigianale. Alla domanda perché l'unica sopravvissuta risponde: i giovani non hanno spirito di sacrificio. Amanti state